Salve, io mi chiamo Alberto Melgrandi, conosco bene Fabio, che mi ha preceduto per trascorsi di vecchia data, però cercherò di mutuare la tua il tuo bel concetto dell'ottica. Facciamo anch'io un formatore consulente tempo fa e mi ho ribattuto all'epoca in un bellissimo romanzo di Robert Jackal sui labirinti morali, sui labirinti dei manager delle grandi corporation americane che dovevano prendere decisioni, lui le definisce torci budella, cioè quelle che comportano dei dilemmi. E mi ricordo che una cosa che si diceva, un'ottica curiosa che accomunava molti di questi manager era la certezza che bisogna correre più forte, più veloce dei propri errori. Cioè diceva, siccome tu da un certo livello in su di errori ne farai comunque, non sarai Superman, allora ti conviene subito pensare a come cavartela quando le avrai combinate. E quindi lì si proponeva, vai un po' più veloce degli effetti delle tue decisioni. Però era un modo interessante di vedere delle ottiche. Ora io appartengo, diciamo, mi lavoro, opero in tre differenti ambiti professionali, definiamoli così, ed è curioso vedere alcune ottiche particolari di questi mondi. Uno che lo dico per primo perché forse è anche il più curioso e tutto sommato anche il più divertente da analizzare dal punto di vista etico è quello dell'alpinismo, perché è un'attività un po' estrema dal punto di vista etico. Vi racconto questa storiella noi abbiamo i gruppi WhatsApp degli alpinisti che hanno i loro desideri di fare cime. Allora c'è questo WhatsApp di pochi mesi fa dove uno del gruppo dice: guardate che Zeno domani va a farsi la Cassina alle Grand Jorass, che è una via leggendaria, però è una via un po' difficile. E tra l'altro lui è un neolaureato e noi conosciamo bene la sua ragazza, quindi insomma diciamo tutti che mandano le faccine commentano: caspita che bella, e di qua e di là. Dopodiché il giorno dopo scrive: scusate, aggiornamento, Zeno non fa più la Cassina alle Grand Jorass perché suo papà è preoccupato perché ha visto che settimana scorsa ci è morto un tedesco. Va a fare la Sole della Civetta e dice: ah, bravo Zeno, lui sì, che è sempre stato un tipo prudente. Poi a un certo punto uno giustamente nel post scrive: scusate, ma la Sole della Civetta è anche peggio della Cassina. E allora c'è il commento sotto: sì, però il papà adesso è tranquillo. Però funziona un po' così, perché nell'alpinismo c'è questo tema che l'attività è fondamentalmente considerata inutile. Il libro più famoso dell'alpinismo si intitola I conquistatori dell'inutile. E dall'altro lato c'è il rischio di morte, cioè il rischio di morte è connaturato all'attività alpinistica, non è uno sport. Se è uno sport non è più un alpinismo. Nell'alpinismo in qualche modo il rischio di rimanerci c'è. E quindi poi questo ha tutta una serie di cortocircuiti etici. Per esempio adesso, non so se avete sentito, c'è stato questo italiano che si è avventurato sullo sperone Mammeri del K2 e purtroppo è andata male, e il giudizio è un po' sfumato, un po' ambiguo, beh insomma un po' se la sono cercata, si dice, no? Perché questo sperone è molto pericoloso, rischi che vengono definiti oggettivi, cioè rischi che non puoi pianificare. Viceversa poi dopo un mese sono morti altri due molto importanti, un tedesco e un americano, molto molto famosi, però lì il giudizio è un po' diverso, sono finiti sotto una valanga nella British Columbia, una cosa del genere, e in quel caso tutto sommato, insomma, anche un po' eroici perché sono andati a farsi una via veramente impervia, e il rischio forse era un po' meno soggettivo e un po' più oggettivo, insomma, però sono tutte cose che viste da fuori suscitano una certa curiosità, sono delle ottiche strane. Poi un altro mondo che frequento è il mondo dell'immobiliare. Noi abbiamo fondato 13 anni fa una società che fa servizi immobiliari, gestiamo appartamenti in giro per l'Italia e per l'estero. Abbiamo in gestione un sacco di patrimonio privato italiano bellissimo. Abbiamo per esempio in gestione, dicevo prima Fabio, l'appartamento che all'epoca nel 500 era la sala in cui fu inventata la musica occidentale, perché era la sala in cui si riuniva la camerata dei Bardi, che adesso è un bellissimo appartamento per molti ma non per tutti. Gestiamo il Bosco Verticale, la Torre Galfa, tante bellezze rinascimentali, tante bellezze nuove,
facciamo diventare fruibile il patrimonio privato italiano, ci rendiamo conto che il patrimonio italiano privato, direi, è tra i più ricchi probabilmente del mondo. E qua, in questo mondo immobiliare, ci sono due temi etici a nostro avviso. Il primo riguarda proprio il mondo immobiliare. Il mondo immobiliare, parlo per quello italiano che conosciamo molto bene, è ancora legato alla logica del big deal, del big shot, cioè di fare il grande colpo. Questo è un problema, perché spesso gli immobiliari italiani, se non fanno il colpo, non fanno l'operazione, i palazzi restano vuoti. Settimana scorsa ero dalla nipote di un costruttore, una delle famiglie più famose d'Italia, che hanno, diciamo, tra gli anni 60 e gli anni 80 costruito, diciamo, l'Italia, e cercavamo in tre di farle capire che, insomma, il fondo americano ha accettato il tasso di rendimento al 4,5. L'operazione si chiude a 50 milioni di euro, che è un valore assolutamente fuori mercato e che alle casse della famiglia porta un beneficio enorme. C'è il terzo piccione della fava, che si liberano di un asset che per loro è veramente rognoso, no? Ma lei a un certo punto ha bussato sul tavolo, ma proprio visibilmente scossa, e ha detto: mio zio al 4,5 non ha mai portato a casa niente, come minimo porta a casa al 6. Per lei è un problema, perché lei è la prima manager donna della famiglia. La leggenda, il livello è quello, e quindi per lei è un problema, anche se dal punto di vista razionale questa cosa è da fare, cioè porta benefici a chiunque. Però questo è un caso un po' estremo, ma in realtà è un caso che è ancora estremamente diffuso e che è legato a una forte anche finanziarizzazione delle attività immobiliari, che pongono però dei problemi anche sociali molto importanti e molto anche attuale. L'altro tema invece è quello che abbiamo a che fare con quello che un grande sociologo, una grande sociologa che si chiama Saskia Sassen, ha definito come l'isolamento apolide delle grandi città, delle big cities. Milano sta diventando una cosa del genere, cioè non è più una città radicata nel territorio, è una città che fa parte di un mondo diverso. Vedete che nel centro si sta popolando di Apple, Starbucks, la solita cosa, Zara, tutto quello che troverete in tutte le altre big city. Questo ha degli effetti dirompenti sulla cittadinanza, sulla residenzialità, anche sui diritti di vivere in questa città. Ed è una cosa che ci riguarda molto forte, e tendenzialmente, naturalmente, visto che il mercato è in grande ascesa, tendiamo a lasciare in fondo. Il terzo mondo in cui opera è quello della musica classica. Non vedo più il dottor Varchetta, che diceva che si lamentava che i corsi di leadership si sono ridotti ormai a mezza giornata. Beh, noi abbiamo appena eseguito la Traviata, facendo venerdì sera la prima prova, la seconda il sabato e la domenica mattina la generale, e poi dalle due doppia recita, perché ce n'era una la sera, arrivi alla fine che non vedi più niente. La risposta è: gli dico, ma come avete pensato di organizzare le cose così? La risposta è: beh, i Wiener Filarmonica lo fanno anche in un giorno solo. Ho capito, ma primo sono i Wiener Filarmonica, poi secondo ce l'hanno il repertorio, perché c'è l'80% dell'orchestra che è sempre quella, cioè non è un paragone. Allora a questo punto la risposta è: senti, al pubblico adesso ormai va bene così. Però qua c'è un'altra ottica etica, se volete, cioè il mondo dei musicisti classici è un mondo che di fatto accetta di vivere un pochino nel passato. Cioè c'è tutta una fate conto che la gran parte delle opere che si suonano in dispositivi che sono dispositivi morti, cioè non esistono. Cioè la luce buia, tu stai nel Golfo Mistico, ma neanche all'epoca di Mozart queste cose si facevano. Si è deciso di fare questa cosa perché si è, come dire, consolidata, e tutti noi accettiamo che questo rito rimanga così, per cui siamo tutti un po' nostalgici. È un mondo di nostalgici, è un modo di porsi di fronte anche alla musica di adesso, cioè rimane una frattura, e di fatto chi è dentro accetta questa frattura come se fosse naturale, ed è un'altra ottica strana, se me lo permettete. Questo